Gennaro, quindi? A casa Gelmini, dopo Pasqua, quindi a Pasqua, il pero di casa Gelmini ha fatto i fiori. Oggi siamo al 14 di aprile 2020, Gennaro Gelmini e il pero in fiore. Ecco, cari amici. Era un fiore. Casa Gelmini. Qui. Fiori. Di pero. Un pero in fiore. Un pero in fiore. Qui a casa Gelmini. Cari amici, in questi giorni prima il piacere e poi il dovere, e se no che quarantena è? È chiaro che c'è prima il piacere e poi il dovere. Quindi andiamo, ci troviamo e apriamo un altro delle nostre uova della Pasqua già trascorsa, che oggi è giovedì 16 di aprile 2020. Andiamo a aprire anche questo uovo e subito si è distrutto, si è spaccato al momento e abbiamo trovato la nostra sorpresa. Sorpresa enorme, mamma, una sorpresa enorme. Allora, ma sorpresa enorme, ma dentro cos'è? Cos'è? Non lo so. Ah, un gioco! Ah, che bello, lo facciamo io e mia madre, questo gioco qui. Un gioco di quelli modello 1900, di un secolo scorso. Un gioco del mondo, il giro del mondo, il giro del mondo. E poi qua diverso c'è un giro, allora qua un giro che sembra fatto un po', non so, in Africa vedo, e poi qua invece è il giro del mondo. Il viaggio del cioccolato, il viaggio del cioccolato, ecco, dall'Africa e in tutto il mondo. Mamma, abbiamo trovato la... Il gioco dell'oca. Incredibile! Il viaggio del cioccolato con le varie... Adesso vi faccio vedere. Ecco. Abbiamo i vari personaggi del cioccolato. Cioccolato e aromi e le pedine. E questo? Sì, mamma, è come un po' il gioco dell'oca, assolutamente. Viaggio del cioccolato in tutto il mondo. Almeno non possiamo uscire di casa. E giriamo lo stesso il mondo. Bene, va bene cari amici. Prima piacere, dopo il dovere. Per quale motivo? Perché se facciamo prima piacere, dopo il dovere, almeno il piacere lo facciamo, il dovere, mamma, fa domani. Mentre sì. Invece, ascoltate Gennarino, se facciamo prima il dovere, il piacere lo faremo. Quando? Quando? Adesso il 16 aprile, giovedì, 16 aprile 2020, da Gennaro Gelmini, regia Anna Rinaldi.
ecco Colomba e proseguiamo, cari amici. Tu dici, fai prima il piacere perché dopo fai il dovere. Eppure, guardate, coccodrillo. Ci sta anche il coccodrillo in questo periodo. Ci sta il coccodrillo in questo periodo in casa, mamma? Coccodrillo? Sì, quello è un coccodrillo. Ebbene, cari amici, a parte la ciccia, sappiate, non è che mi contorno di animaletti, giocattolini, per divertimento, per magari fare un gioco di prestigio, diciamo così. Perché chiaramente il mio spirito guida, Ofelia Donini, è una bambina di 9 anni ed è stata lei che addirittura dicembre 2019 ha detto: bene, se tu vuoi che io sia presente, diciamo spiritualmente, se vuoi la mia presenza spirituale, devi lasciar perdere il lavoro che fai. Fatto sta, il lavoro che facevo fino al 2019 era appunto semplicemente, per ciò che è giusto e possibile dire, erano uffici aperti al pubblico. Quindi ecco che il mio spirito guida si è valsa la pena proprio di sincerare per me in maniera che definitivamente potessi stare in tranquillità, ecco. Queste cose vanno dette, quindi anche una certa... La nostra menta profuma fantasticamente, in realtà non è che le cose vengono da un giorno all'altro. Io su questa, riguardo le pandemie comunque, sono cicliche. Ogni tanto i virus si attivano e gironzolano addirittura per il mondo intero. È come se in realtà i virus sono sempre stati, i virus e batteri, diciamo, si attivano e circolano per il mondo intero. Faremo delle prove. Delle prove, cioè... tecniche psicologiche, psicologiche. Allora, però, guardate, io questa la comprai 25 anni fa, negli anni 90, e aprendola tutta è un'interessantissima rete. Se sentite voce, magari mia madre, ma non so se la sentite, perché faccio quarantena con mia madre ormai da un sacco di tempo, tutto a posto. Per miracolo, grazie a Dio. Allora, questa è la rete contro alcuni insetti. Alcuni insetti. L'avevo preparata, per esempio, se poteva venire tipo la mosca zezè. La mosca zezè. La mosca zezè rimaneva addirittura impigliata, poi si poteva prendere, si poteva fare fuori la mosca. Cose. Allora, siccome in farmacia sono andato, ma le uniche mascherine gratuite sono queste, se no te lo vendono a un prezzo di commercio, è ovvio. Allora, 25 anni fa, già presi queste mascherine, ce l'ho, guardate, poi anche altre mascherine, queste addirittura proprio sono chiuse, e quindi varie mascherine, quindi 25 anni fa, negli anni 90 io già mi premunivo di queste cose, non c'è la data, però ci sono per esempio dei codici a barre, non so, magari possono essere interessanti. E queste sono le mascherine modello 25 anni fa. Sì, oggi le chiamano mangiapolvere, una volta più che altro trovavamo queste. Quindi, continuiamo il nostro giro, faremo vedere varie cose, in particolar maniera parliamo
di quelle che sono i medicinali. Ma guardando i calendari storici, notare che sempre in Italia capitano di queste cose, delle malattie. Allora abbiamo 1884, epidemia di colera. 1973, epidemia di colera. Cioè passano 90 anni, 89 anni, quanto passa? E abbiamo due epidemie di colera. 100 anni fa la spagnola, una grave epidemia, praticamente influenzale, simile, molto simile al coronavirus. Quindi le malattie sono cicliche, i virus si attivano ciclicamente. Perché? Perché evidentemente anche loro si devono riprodurre e hanno un ciclo vitale che dicono adesso ci dobbiamo riprodurre. Naturalmente a spese di qualcuno. La nostra menta profuma, un buon bollettino era finito giù. Ofelia, la data, volete sapere le date? Ofelia, l'incontro nuovo era il 4 dicembre 2019. Adesso siamo al 18 aprile 2020, sempre Gennaro Gelmini, ovviamente, da casa Gelmini, qua a Varese, in Italia, Lombardia. E per questo studio della chimica farmaceutica parleremo adesso della cosiddetta desclorfeniramina maleato, che è un medicinale contenente cloro. Perché i medicinali contenenti cloro non li trovate più in farmacia e adesso stanno iniziando di nuovo a produrli? Perché il cloro è adatto all'uso esterno, è un disinfettante ma è adatto all'uso esterno. Praticamente per l'uso interno non si utilizza più, dal 2012 era stato vietato, addirittura dal Ministero della Salute. Perché? Per un semplice motivo. Quando la farmacia vi dice no, guardi, i medicinali contenenti il cloro non ce l'abbiamo, addirittura dopo dicono guardi, sono pericolosi. Dobbiamo dire le cose come stanno, mi attengo alla giusta maniera. Praticamente esisteva dagli anni 50, 1950, fino al 2012, questo medicinale che si chiamava Polaramin, che conteneva anche cloro, azoto e altre sostanze che, di cui vi parlerò. Se non che, cosa succede? Che a un bel momento il cloro viene bandito, ma semplicemente perché, facciamo finta, noi andavamo a prendere, giustamente, perché si usava questo medicinale, però il fatto cos'era? Quando uno prendeva un cucchiaino di questo medicinale, praticamente questo medicinale andava avanti per un anno intero. Dopo un anno, quel cucchiaino di medicinale entrava in circolo sanguigno, nel sangue, quindi circolava nel sangue, quindi arrivava fino al cervello, stimolava, però cosa succedeva? Che dopo un anno il medicinale aveva un'azione di un anno, e invece il medicinale servirebbe per un piccolo periodo, invece azione di un anno, e dopo un anno l'azione diminuiva del 50%. In pratica, se noi bevevamo un cucchiaino di medicinale, dopo un anno diminuiva del 50% l'azione. E quindi non era buono. Cioè, era buonissimo, però, capite, non è stato più fatto per quel motivo lì. E naturalmente addirittura può bloccare l'azione dell'adrenalina. Quindi noi, grazie a questo farmaco, possiamo stare meglio, ma appunto troppo lungo nel tempo l'azione.
e uno ha bisogno invece, per esempio, di adrenalina, stimola quando dobbiamo fare qualche attività proprio veramente stimolante. Allora, il desclorfenilamina maleato viene riprodotto adesso. Praticamente cosa è successo? Qua è sempre il nostro profumo di menta, per fortuna, menta svizzera, e questo medicinale viene prodotto di nuovo adesso, combinato diversamente. Perché? Perché questo medicinale, Polaramin, si chiamava desclorfenilamina maleato, apparteneva a una casa farmaceutica. Questa casa farmaceutica esigeva dei diritti, perché il farmaco l'avevano inventato loro. Mi sono spiegato, cari amici. Allora cosa succedeva? Praticamente questo farmaco, alcune molecole che adesso andrò a descrivere, venivano modificate chimicamente, alcuni atomi venivano tolti per mettere altri atomi. E così veniva prodotto. Ma veniamo al dunque allora. Clorofenolo, quindi cosa conteneva la desclorfeniramina maleato? Che dagli anni 50, 1950 fino al 2012 è stata prodotta. Conteneva clorofenolo. Clorofenolo derivato dal fenolo ottenuto per sostituzione di atomi di idrogeno del benzene con atomi di cloro. Quindi si tratta di un sottoprodotto del petrolio, il benzene, idrocarburo aromatico liquido, sottoprodotto del petrolio, a cui degli atomi venivano sostituiti. La parte dell'idrogeno veniva sostituita con del cloro. Poi il dimetile. Il dimetile è un gas, è uno dei principali componenti del gas naturale. Poi la piridina, terzo componente, piridina, detta anche azina o azobenzene, si ottiene per sintesi dell'ammoniaca. È uno degli atomi che compongono la molecola dell'ammoniaca. Praticamente anche lì sostituzioni di scomposti, e qua c'entra anche l'ammoniaca. Poi, veniamolo ancora, andiamo in questo viaggio nella chimica farmaceutica. Propanololo, anche questo è interessante. Propanololo cloridrato è la formula generica con cui è commercializzato il principio attivo beta bloccante contro l'ipertensione e l'angina, cioè contro quando uno è teso, e contro l'angina. L'angina è la mancanza di ossigeno nel sangue. Sappiamo che, appunto, parliamo di coronavirus, sappiamo che il coronavirus attacca dove c'è una mancanza di ossigenazione nel sangue. Ed ecco che il propanololo, contenuto nella desclorfeniramina maleato, può essere interessante per combattere il coronavirus. Oltre, abbiamo visto, il clorofenolo è praticamente cloro e fenolo. Quindi c'è il cloro e c'è il fenolo, che poi naturalmente lo prendono da un sottoprodotto, in realtà del petrolio. Si potrebbero prendere i fenoli anche dalla distillazione del vino, dal vino si potrebbero anche prendere, però conviene di solito prenderlo dal petrolio, tramite il benzene. Benzene è un conservante, utilizzato anche come conservante. Lo trovate nell'aranciata come conservante, e a volte dite: ah, che buono, fa bene l'arancia, fa bene bere l'aranciata. In realtà non state bevendo solo aranciata, state bevendo anche un piccolo puntino di benzene, che è un conservante, però addirittura praticamente cosa succede? Un goccio, diciamo così, di veleno, cosa succede? A noi potrebbe farci male, ma siccome è un puntino microscopico, cosa succede? Ciò che distrugge
e distrugge i batteri e distrugge il virus. Allora, se è poco, fa male, però cosa succede? La prima cosa che distrugge è batteri e virus. Noi siamo grandi e quindi quel pochino va a distruggere batteri e virus e però non riesce a distruggere noi. È così che funziona a volte la chimica, è nel bene e nel male, dobbiamo saperlo utilizzare, ecco perché non comprate, non utilizzate i medicinali se non vi servono. E non solo, mi raccomando, la prescrizione medica e che sia del vostro medico di fiducia, non di quando ve la mandano da chissà dove. Allora, quindi ipertensione e l'angina la combatte il propranololo e storicamente il primo farmaco beta bloccante efficace sviluppato negli anni 50, 1950, perché blocca alcune situazioni, non blocca tutto. Questo significa beta bloccante, che blocca alcune cose. Che cosa? L'azione dell'adrenalina. Quindi si sta sereni e quindi è anche un sedativo. Però cosa succede? Che dura nel tempo, abbiamo detto, può durare dopo un anno un cucchiaino, è come se si avesse bevuto in quel momento mezzo cucchiaino. L'azione viene dimezzata in un anno, l'azione del farmaco. Lo usereste un farmaco che l'azione viene divisa a metà, 50% dopo un anno? Capite? Troppo lungo nel tempo l'azione del farmaco. E quindi va utilizzato sotto prescrizione medica, ma del vostro medico di fiducia. E poi l'ammina. L'ammina è composto organico contenente azoto, derivato dall'ammoniaca. Molecole nelle quali alcuni atomi di idrogeno vengono sostituiti con atomi di azoto. Praticamente si prende l'ammoniaca, quella che si usa per lavare i pavimenti, quella. Si prende l'ammoniaca. Alcuni atomi di idrogeno dell'ammoniaca vengono sostituiti con atomi di azoto. E quindi praticamente è come se fosse, per intenderci, un'ammoniaca azotata invece che con l'idrogeno. E questa è l'ammina ed è un componente della desclofenilamina maleato. Adesso viene ricomposta appunto per non pagare i diritti alle case farmaceutiche, però alla fin fine la base è quella, cioè abbiamo una base in pratica di cloro usato per uso interno, cioè dentro il nostro corpo, assieme ad altre sostanze che possono essere azoto e varie riformulazioni. Fatto sta che il cloro all'interno del nostro corpo persiste, che dopo un anno l'azione si dimezza. Quindi cloro per uso interno bisogna saperlo utilizzare. Per uso esterno sappiamo che pulisce perfettamente. D'altronde hanno detto addirittura, per esempio, negli ospedali, facevano le docce di cloro, facevano queste cose qua. Ma d'altronde, quando andiamo per esempio alla piscina comunale, lì mettono sempre un po' di cloro nell'acqua. Una volta la mettevano anche nell'acqua di rubinetto, poi dissero no, non andava bene. Però guarda caso, il cloro è efficace perché anche ricombinato, abbiamo visto propanololo, diverse sostanze, aiuta comunque a livello sanguigno. Comunque pensate che la desclofenilamina maleato è un farmaco nato per combattere le allergie. Quindi noi ai tempi, nel secolo scorso, era normale per noi bambini prendere Polaramin, un cucchiaino, per le allergie. Abitavamo a Milano
Hai voglia, c'era anche ai tempi, non vi dico poi il traffico delle auto, era peggio di adesso, anche per combustibili, mille situazioni. Le fabbriche andavano alla grande, avevo una fabbrica di saponi dall'altra parte della strada dove abitavo, tanto per dirne una. E quindi normalmente si usavano queste cose. Oggi non si usano più, però per il coronavirus, quindi farmaci che erano adatti per le allergie, ricombinati oggi con sempre cloro azoto, li utilizzano, almeno stanno studiando di riutilizzarli per il coronavirus. Perché? Perché il coronavirus agisce sul sangue, questi farmaci agiscono sul sangue. Io quando ho utilizzato la claritromicina, conteneva azoto sinteticamente reso da gas tramite delle radiazioni, reso praticamente non più gassoso o in forma liquida o in forma solida, io l'ho preso in forma solida ed è adatto anche per praticamente l'influenza, queste cose. E naturalmente finita la scheda video, se ne inizia un'altra. Allora, veniamo al dunque. Le radiazioni, sappiamo, per esempio, sono utilizzate in chemioterapia per la lotta ai tumori, per distruggere i tumori. Ovviamente si tratta di radiazioni mirate nella zona tumorale e con delle onde in frequenza di un certo tipo. Quindi le radiazioni sono buone quando sono mirate e a un certo livello che si studia sia quello positivo per andare a colpire ciò che va male, come anche virus, batteri, mentre invece le radiazioni nocive, sappiamo che ci sono anche radiazioni nocive, sono quelle non mirate, quindi si espandono, però anche, soprattutto, con una frequenza malsana. Perché poi, per esempio, le radiazioni sono anche nella natura. Adesso poi abbiamo avuto un aumento di radiazioni anche in merito, però, a degli incendi nella zona di Chernobyl, dove c'è la centrale nucleare, in Ucraina. Ma io la penso positivamente, perché in realtà le radiazioni si sono disperse nel mondo intero, quindi è poco di più, e poi riguardava i boschi e non la centrale. E cosa è successo? Chiaramente è aumentata un po' la radioattività nell'aria per il mondo, però le radiazioni distruggono i batteri e i virus. Allora, se sono poche, mirate, in una certa quantità non alta, allora sono positive perché distruggono batteri e virus. Quando sono negative? Quando invece di solo distruggere, per esempio, la parte malsana di un corpo, il cancro, quello che una persona può avere nelle varie malattie, vanno invece a ledere la parte attiva, la parte vitale di un corpo. Quindi c'è la radioattività positiva e la radioattività negativa, questo è assolutamente vero. Ed è una cosa da portare avanti come studio, come efficacia. E qua ancora, sto guardando un po' le cose da dire, ok? No, ma qua semplicemente il mio quaderno che mi sono dovuto segnare le cose di chimica farmaceutica, studio sulla chimica farmaceutica. E abbiamo quindi, però ne abbiamo già parlato, per fortuna a gennaio. Io sono felice, che poi il video mi sembra che è uscito a febbraio, sono felice in un video di aver parlato della claritromicina,
ovvero un medicinale contenente azoto. L'azoto è un gas, sappiamo che è un gas. Passato da radiazioni può diventare liquido e solido. E questa è praticamente la base di alcuni medicinali. Tra questi la clarotromicina e anche altri medicinali. Ne hanno fatti parecchi nuovi. Praticamente l'azoto, a volte in forma liquida, a volte in forma solida. In natura l'azoto è un gas, non è in forma solida o liquida. Per fare l'iniezione liquida o prenderlo come pillola solida, occorre che cosa? Che l'azoto sia più pesante, perché è un gas leggero. L'azoto deve diventare pesante per diventare liquido o solido. E cosa si fa? Si passa con delle radiazioni. Le radiazioni permangono nell'azoto, proprio in delle campane che abbiamo visto alla Vena Mombello, dei contenitori. Si passa l'azoto, dei contenitori d'azoto, si passano delle radiazioni, per una decina di minuti l'azoto, dopo l'esposizione alle radiazioni, diventa o liquido o solido. In quel momento viene preso, rimane 10 minuti così, non di più. Allora bisogna incapsularlo o metterlo nel vetro e acqua. Acqua e vetro, oppure incapsularlo in delle capsule che sono in realtà di plastica, sarebbe resina sintetica. E poi a volte mettono un po' di zucchero per farlo sentire di più. E così praticamente è possibile prendere l'azoto liquido o l'azoto anche solido. L'azoto liquido c'è, però sappiate, è freddissimo, a bassissime temperature, direttamente il corpo non potrebbe prendere una cosa del genere. E invece a temperatura ambiente, tramite delle radiazioni, possiamo assimilare dell'azoto liquido o solido, anche con capsule, per una settimana intera, e possono servire proprio come antidoto anche al coronavirus. Si sono riscoperti questi medicinali. Una volta si usavano per altre malattie e si riscoprono per il coronavirus. Ne abbiamo parlato tanto all'Aveno perché siamo andati in una clinica dove la clarotromicina è nata. E non è uno scherzo, è vero. Naturalmente il medico non era italiano, il medico era statunitense. E la clinica quindi era di proprietà di questo medico che era statunitense, era uno straniero. Che però le sperimentazioni sui pazienti li faceva in Italia, all'Aveno. Tra l'altro l'acqua che scende giù dalla sorgente contiene la clarotromicina. Però a berla addirittura, vi dico la verità, il comune metteva il veleno per topi, scusate se dico la verità, metteva il veleno per topi, i topi non morivano. I topi che stavano più giù nel torrente che poi finisce nelle fogne del paese. Scusate, è così che funziona a volte. Non c'è, in Italia non ci sono le acque reflue, cioè non sono divise le acque. È vero, in altri paesi a volte le dividono, le acque di fiume e le acque di sorgente. Le acque potabili, le acque non potabili. Qua certo c'è l'acqua di fogna, ma invece in realtà dovrebbe essere già divisa all'inizio. Così cosa succede? Che mettevano il veleno per topi, i topi non morivano, già ai tempi. Quindi è efficacissimo, è incredibile, un'efficacia straordinaria. Ma io ancora voglio farvi riscoprire la natura. Attendete un istante.
Cari amici, sono uscito per andare all'edicola dei giornali e dietro l'edicola dei giornali ci sono questi glicini così belli. E quindi, ho fatto un'allungatoia, ho allungato un po' e siamo sempre noi. Hanno messo per forza obbligatorio uscire da soli con le mascherine. E siamo sempre noi che... cosa devo dire, cari amici? Siamo sempre noi, Gennaro Giulmini. Però non bisogna girare così. E abbiamo anche questi fiorellini gialli fantastici da quest'altro lato della strada. Anche qui bellissime piante, ma noi ovviamente siamo venuti per il giornalaio. Cari amici, 127 kg mi sono pesato oggi pomeriggio e siamo a domenica ormai del 19 aprile 2020. Allora, se avete per esempio dei problemi alla gola, proprio la gola che vi dà la tosse anche, potete usare sali di lisina di diverse marche, però sempre sali di lisina, nel caso veramente abbiate il colpo di tosse dovuto a dei proprio problemi di gola. E adesso, e cari amici, vi ricordate questa patata? Ve la faccio vedere bene. Potato loaf. Potato loaf un anno dopo. Un anno dopo, potato loaf. Eppure, dopo un anno, è cresciuta così poco. Com'è possibile? Perché praticamente, ve lo dico subito, non ha avuto lo stimolo per crescere. Quindi una patata che cresce così piano, che dopo un anno è cresciuta quasi nulla, chiaramente se io la metto nel terreno così, arrivano i vermi del terreno prima o poi, perché se non hanno cresce così, e la mangiano prima che questa patata riesca a moltiplicarsi. È importantissimo questo. Quindi per fare in modo che si moltiplichi, come il virus che c'è adesso, bisogna dare un tocco, no? Bisogna la vita va mossa. Allora per fare in modo che si moltiplichi, esatto, io la potato loaf la devo tagliare. Se potato loaf la taglio, se rispettando i tagli sulle gemme, adesso so che lei vorrà ricrescere. Adesso so che lei dovrà crescere subito, moltiplicarsi subito, perché altrimenti i vermi della terra la mangiano. Invece, ma si rende conto che è così. Invece se non l'avessi tagliata in due, vedete, dopo un anno potete avere la stessa cosa. Cioè, cos'è cresciuto? Non di niente. Stessa situazione, quella è di Varese, potato loaf. Un anno fa ha fatto il video e dopo un anno era così. Stessa cosa, patata di Como. Non è che perché di Como non succede. Allora, cari amici, gli agricoltori che non facevano questi tagli e mettevano le patate intere, le patate non crescevano fino a quando i vermi del terreno le mangiavano e non si moltiplicavano. Quindi è doveroso per chi coltiva patate doverle tagliare. È come un virus allora che arriva, però tutto ciò che finisce, il ciclo è il finale e c'è un ciclo che inizia. Senza il finale non c'è l'inizio. E adesso andremo a piantarle nel terreno.
E abbiamo qua già le tombe pronte. Allora, tombe, quindi la patata, sia quella di Varese sia quella di Como, finiscono alla fine in coppie assieme. Ecco, viene tutto coperto alla bella meglio. E poi, quindi, adesso un nuovo ciclo, come nei virus, nelle malattie. Ma alla fin fine tutto torna. Una volta, quando qualcuno passava miglior vita, però ai figli si metteva il nome di chi era passato a miglior vita, come a ricordo. Beh, ovviamente mettiamo un po' d'acqua, quanta ne occorre, e via alla sperimentazione. Patate novelle. Stamattina sono andato all'edicola a comprare il fumetto Diabolic, ma non ce l'avevano. Domani tento un'altra edicola dei giornali a comprare Diabolic. Se mi dovessero fermare i carabinieri dirò: sto cercando Diabolic. Piccola barzelletta. Cari amici, Gennaro Gelmini, al 19, ormai adesso è 20 aprile 2020 ed è già un lunedì. Spero di editare questo video prestissimo perché occorre. Poi editerò le passeggiate con l'ombrelletto, le cose che sono rimaste indietro. Video casalinghi ne ho fatti. Devo sfornare quelle piccole cose che avevamo lasciato indietro dei viaggi precedenti. Ciao a tutti amici, ciao Mauri, ciao Lambre, ciao a tutti quanti gli amici. Mettete un bel like e iscrivetevi.